Dal Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Sorelle e fratelli carissimi, siamo all'inizio del nuovo anno e ci troviamo a vivere la seconda domenica del tempo ordinario, la quale ci propone ancora una volta la figura di Giovanni Battista, che indica Gesù a due dei suoi discepoli, che poi seguono Gesù. Questo è il motivo per cui ancora una volta siamo nel Museo Diocesano di Lanciano, dove sono custoditi questa statua e questo dipinto che raffigurano proprio Giovanni il Battista e dove c'è una bandierina sulla quale è scritto «Ecco l'agnello di Dio», cioè la frase che Giovanni Battista dice ai suoi due discepoli indicando Gesù. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è successivo al battesimo di Gesù, il momento in cui si sono squarciati i cieli, cioè si è aperta per sempre la strada che collega la terra al cielo, l'uomo a Dio suo creatore, cioè la strada che si è aperta per far arrivare in mezzo a noi il Figlio di Dio fatto uomo. Il giorno del battesimo in cui lo Spirito Santo è sceso su Gesù sotto forma di colomba, in lui ha trovato la sua casa, il suo nido, e Gesù ci propone lo stile della colomba, lo stile della dolcezza, della non aggressività, che verrà ribadito in modo diverso con la figura dell'agnello che oggi il Vangelo ci propone, e poi la rivelazione da parte di Dio Padre di Gesù come figlio amato in cui lui ha trovato il suo compiacimento. Finito il battesimo, anche la gente si è allontanata e Gesù e Giovanni rimangono da soli. È in quel momento che Giovanni Battista sperimenta come un'illuminazione interiore che gli permette di comprendere che quell'uomo che da lui aveva ricevuto il battesimo, quell'uomo che era il figlio di Dio venuto sulla terra, era proprio l'agnello di Dio. Aveva mille immagini a disposizione Giovanni Battista per indicare Gesù, ma sceglie proprio quella dell'agnello. Così il giorno dopo, come si apre il Vangelo che abbiamo ascoltato, avendo vicino due dei suoi discepoli, Giovanni guarda nuovamente Gesù, ma come dice il verbo greco utilizzato dall'evangelista Giovanni Apostolo, lo guarda in profondità, lo guarda nell'intimo, lo guarda dentro e fa la rivelazione di cui avevo avuto l'intuizione il giorno prima ai suoi due discepoli. Ecco l'agnello di Dio. Avrebbe potuto indicare Gesù come il leone della tribù di Giuda, così era stato definito dalle antiche scritture. Avrebbe potuto indicare Gesù come il re, il pastore, il giudice. Del resto, nel Vangelo di Luca e di Matteo,
Giovanni Battista aveva indicato Gesù come colui che aveva l'ascia in mano, pronto a tagliare gli alberi che non portavano frutto. Aveva la fiaccola in mano per incendiare la pula e fare pulizia nell'aia. Invece questa volta lo indica come l'agnello. E le due figure del Vecchio Testamento a cui fa riferimento sono quella dell'Esodo, l'agnello della Pasqua, quello che con il suo sangue ha permesso agli ebrei di potersi salvare dall'angelo sterminatore, quello che in un qualche modo ha segnato l'inizio della liberazione del popolo degli ebrei, e l'immagine di cui parla il profeta Isaia, come agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori. Non aveva fatto nulla di male, ma dona la sua vita per la vita di tutti. Ecco la scelta di Giovanni Battista, ed ecco ciò che in un qualche modo cambia la vita dei suoi discepoli. I suoi discepoli seguivano lui, il Battista, colui che tutti avevano scambiato per il Cristo, colui che avevano scambiato per il profeta Elia o per il profeta di cui aveva parlato Mosè. Giovanni Battista aveva dovuto dire: io non sono il Cristo, non sono Elia, non sono il profeta di cui parlava Mosè. Eppure, quando indica l'agnello di Dio in Gesù, i suoi discepoli lo lasciano. Davvero, come lui stesso aveva detto, Giovanni Battista diminuisce perché Gesù possa crescere. E cominciano a seguirlo. Ma Gesù si gira, li guarda e chiede loro: cosa cercate? Non chi cercate, ma cosa cercate? Cosa vi ha spinto a venirmi dietro? Cosa vi aspettate da me, tanto che avete lasciato un uomo immenso come Giovanni il Battista per seguirmi praticamente al buio, perché ancora non mi conoscete? Sappiate che se voi scegliete di seguire me, scegliete di seguire l'agnello, e l'agnello in un mondo di lupi, in un mondo di belve come quello nel quale abitiamo, ha il destino segnato. L'agnello è chiamato a donare la sua vita. Voi, se mi seguite, state accettando questo destino, state facendo questa scelta. I due discepoli dicono a Gesù: Maestro, dove dimori? Ovviamente non gli stanno chiedendo l'indirizzo di casa. Ovviamente la loro domanda esprime qualcosa di più bello ancora, di più grande. Stanno dicendo a Gesù: noi vogliamo vivere con te, noi vogliamo vivere come te, noi vogliamo condividere la nostra vita con te, come fa la sposa con lo sposo. Dicci dove ti trovi, facci fare l'esperienza della tua stessa vita. E Gesù dice loro: venite e vedrete. È necessario venire, è necessario andare verso Gesù. Chi rimane fermo, chi rimane immobile nelle sue posizioni, non può seguire Gesù, non può dare inizio all'umanità nuova, al mondo nuovo che Gesù è venuto ad inaugurare. E poi, andando, è possibile vedere. Gli occhi riescono ad intuire cose che vanno oltre l'apparenza. Gesù sta dicendo a questi due discepoli che vogliono seguirlo: davvero leggetemi dentro, davvero capite fino in fondo la mia proposta d'amore. Non aspettatevi nulla di diverso da quello che io sono venuto ad offrirvi, ma sappiate che questo farà della vostra vita una vita felice, una vita riuscita, farà della vostra vita una vita santa. Non aspettatevi da me il potere, non aspettatevi da me il successo, non aspettatevi da me la ricchezza,
ricchezza, non aspettatevi da me i primi posti. Io vi propongo un regno, vi propongo un mondo nuovo, un'umanità in cui chi è più grande è chi si fa più piccolo, chi vuole dominare è colui che si mette a servire, non chi ha il potere, ma chi ama. Conta più di tutti nel mio regno. Non aspettatevi miracoli e segni prodigiosi, aspettatevi la dolcezza, la mansuetudine dell'agnello che della sua vita donata fa il segno caratteristico, che attraverso la sua vita donata salva il mondo e l'umanità intera togliendo il peccato. Ecco, Gesù è venuto a togliere il peccato, quel peccato che ha grande fascino nella nostra mente, nel nostro cuore, ma anche nella nostra società, quel peccato di cui noi spesso diciamo peccato che sia proibito, quel peccato che ci sembra qualcosa di bello a cui siamo chiamati a rinunciare, mentre invece Gesù ci sta dicendo che il peccato è il fallimento della vita, è sbagliare il bersaglio, il traguardo della nostra esistenza. Gesù ci sta dicendo che il peccato ci disumanizza, ci rende meno uomini e meno donne. Per questo lo dobbiamo allontanare, perciò lui è venuto a spazzarlo via, non solo a perdonarlo, ma proprio a toglierlo di mezzo, perché noi possiamo ricominciare. E quel momento, quando i due discepoli iniziano a condividere la loro storia con Gesù, ci dice l'Evangelista Giovanni, erano le 4 del pomeriggio. È un orario significativo per 2 motivi. Il primo, come quando una persona scopre l'amore, ricorderà per sempre quel momento in cui l'amore è stato scoperto. Così è per questi 2 discepoli, hanno scoperto l'amore. E come succede a volte quando capita un terremoto, che gli orologi si blocchino nel momento in cui è successo il terremoto e lo segnano per sempre, così nel cuore di Andrea e dell'altro discepolo è arrivato un terremoto di grazia, un terremoto d'amore, e quel momento rimarrà impresso per sempre nella loro mente e nel loro cuore. Ma il secondo significato simbolico è che le 4 del pomeriggio indicano praticamente la chiusura della giornata. Per gli antichi era l'ora decima, vicina all'ora dodicesima che chiudeva il giorno. E quindi è come se Giovanni Apostolo ci stesse dicendo: alle 4 del pomeriggio questi 2 discepoli hanno chiuso un giorno, hanno chiuso una vita, hanno chiuso uno stile di vivere e hanno iniziato un giorno nuovo, una nuova storia, una nuova vita, una nuova umanità. E come chiunque fa esperienza dell'amore, Andrea e l'altro discepolo non riescono a trattenere per sé la bella notizia, sentono il bisogno di raccontarla. Andrea trova prima di tutti suo fratello Pietro, che però si chiamava Simone, e glielo racconta: abbiamo trovato il Messia. Deve averlo fatto con una enfasi particolare, con un calore particolare, con una gioia particolare, tanto che Simone subito lo segue. E quando arriva da Gesù, Gesù lo guarda dentro, lo legge nell'intimo e gli dice: tu sei Simone, questo è il nome che ti ha dato tuo padre, che significa Dio mi ha ascoltato. Forse il papà di Simone voleva un figlio maschio e il Signore aveva ascoltato la sua preghiera. Da oggi in poi
Dice a lui Gesù, la tua identità non sarà più quella di Simone figlio di Giovanni, la tua identità sarà quella di Pietro, una pietra che insieme con le altre pietre, poggiata sul fondamento che sono io, la pietra angolare, servirà a costruire l'edificio spirituale della comunità, l'edificio spirituale della Chiesa. Pietro non dice nulla, ma accoglie la rivelazione di questa nuova identità. All'inizio dell'anno accogliamo anche noi la nuova identità di figli, di fratelli, di sorelle che il Signore Gesù ci sta rivelando. Accogliamo lo stile dell'agnello e corriamo il rischio, anche in un mondo di belve, in un mondo che a volte è egoista e cattivo, di seguire Gesù, l'agnello che toglie i peccati del mondo, di accettare la logica della vita donata, perché solo questo toglie il peccato e permette l'inizio di un mondo nuovo, di una nuova umanità. Buon cammino!